Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Come state? Spero tutti bene. Sono Gabriele e in questo video parliamo di iPhone 13. Ma dopo la sigla. Prima di cominciare mi raccomando, se questo video vi piace ma soprattutto se vi è utile, ricordatevi di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche e mi raccomando condividete questo video in maniera da far crescere questo canale e portarvi contenuti sempre migliori e interessanti. Condividete, condividete, condividete. Innanzitutto mi scuso per la mancanza del video di sabato scorso, ma purtroppo ci sono stati problemi familiari un po' seri, nulla di gravissimo, però comunque importante, e quindi non ho potuto veramente dedicarmi al video, di questo mi scuso tantissimo, ma adesso non voglio annoiarvi con queste cose, parliamo di cose positive. Ieri il 17 di settembre sono iniziate puntualmente le prevendite di iPhone 13. Mi sono recato alle 14 giuste, che era l'ora di inizio gli acquisti, sul sito di Apple, che probabilmente è andato un po' in palla, i server devono essere stati sovraffollati e di conseguenza non sono riuscito a perfezionare il mio acquisto fino alle 14.30, comunque alla fine ce l'ho fatta. Ma non è nel video di oggi che vi parlerò appunto del dispositivo che ho acquistato, piuttosto vi parlerò di tutta la gamma iPhone 13. Dovete sapere che da utilizzatore Apple tanti anni fa il mio ultimo device è stato l'iPhone 5. Non ho neanche acquistato il 5S perché mi ero stufato di tutte le restrizioni di casa Apple e di tutti i magheggi che dovevi fare semplicemente per poter caricare una canzone o per passare un file via Bluetooth. Al che mi sono rivolto ad Android ed è stato amore a prima vista. Ho cambiato tutta una serie di device fino al 2021, nel quale, pur mantenendo il mio device principale Android, sono passato ad Apple di nuovo per quanto riguarda il mio lavoro da videomaker e per il canale YouTube, anzi per i canali, perché ne possiedo un altro di cucina che vi linko qui sopra. Andategli a dare un'occhiata, merita davvero. Detto questo, nel 2021, come vi dicevo, sono rientrato a gamba tesa nel mondo Apple acquistando un iPhone 12 Pro Max, il top di gamma, con 512 giga di memoria, quindi un'ampia memoria per potermi dar modo di uscire soltanto con lui quando dovevo fare un video in esterna. E devo dirvi la verità, è stato veramente amore a prima vista. Le prime immagini di nuovo sul PC mi sono reso conto della qualità e del salto generazionale che c'è stato appunto fra gli iPhone di vecchia generazione e i 12. Ma adesso Apple ha ancora più perfezionato il device, portando l'iPhone 13 in tutte le sue declinazioni a un livello fantasmagorico per quanto riguarda la produzione di contenuti multimediali. Vi ricordo anche che io collaboro con Trendevice e Trendevice mi ha messo a disposizione quest'anno un iPhone 12 mini e un iPhone XR, con cui mi sono trovato da Dio. L'iPhone 12 mini è stato il mio device da tasca principale, mentre invece il Pro Max è stato lo strumento che utilizzo appunto per fare i video. Ma ho fatto anche video interessanti con l'iPhone 12 mini, vi lascio il link qui sopra così potete dare un'occhiata, e vi lascio anche il link di Trendevice dove eventualmente potete acquistare iPhone rigenerati con una qualità davvero pari al nuovo. Questo lo sto utilizzando regolarmente da più di 6 mesi e non mi ha dato ancora un problema. Tra l'altro la batteria, nonostante i numerosi cicli di carica, è ancora al 98%. Direi che non è niente male, alla faccia di tutti quelli che criticano i telefoni rigenerati. I modelli di iPhone di quest'anno sono 4. iPhone 13 mini, per mia grande gioia, è rimasto nel catalogo, forse per dargli una seconda occasione, cosa che secondo me varrà la pena, perché ragazzi vi posso assicurare che è davvero un dispositivo piccolo, trasportabile e comodissimo, io me ne sono innamorato utilizzandolo. L'iPhone 13 base, che è forse quello col miglior rapporto qualità-prezzo, l'iPhone 13 Pro e l'iPhone 13 Pro Max, il top di gamma, che questa volta si discosta poco a livello hardware dal 13 Pro. Tutta la lineup ha la stessa costruzione dell'iPhone 12, quindi a livello estetico sono cambiati ben poco, se non per quanto riguarda lo spessore, che è leggermente aumentato per contenere questa nuova serie di ottiche fantasmagoriche che Apple ha implementato. Il display è molto resistente a graffi e urti, infatti come l'anno precedente è protetto dal ceramic shield. iPhone 13 è impermeabile, può essere immerso in acqua fino a 6 metri per circa 30 minuti. Per la serie base esistono 5 nuove colorazioni: rosa, blu, galassia, rosso e mezzanotte. Parliamo della famigerata notch, la notch che a nessuno piace e che da sempre accompagna questi dispositivi.
è stata ridotta del 20%. Per ridurla di poco così, voglio dire, potevano lasciarla invariata oppure toglierla del tutto, secondo il mio avviso. È chiaro che essendo più piccola, magari sul 13 mini, lo schermo del 13 e del 13 Pro può fare abbastanza differenza. Gli schermi del 13 e il 13 mini sono rimasti rispettivamente da 6,1 e 5,4 pollici. In entrambi i casi si parla di un display Super Retina XDR con tecnologia OLED, proprietaria di Apple. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz, quindi da questo punto di vista non c'è nessuna novità per i due modelli meno costosi della serie. iPhone 13 e 13 Pro Max sono disponibili invece in grafite, argento e una nuova tonalità blu chiamata azzurro sierra. Dalla linea Pro il display è cambiato, è dotato appunto di Super Retina XDR con 1000 nit di luminosità massima all'esterno, che è tantissima, e 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Il famigerato monitor finalmente con un frame rate velocissimo che sì, sarà bellissimo, ma concorrerà anche a consumare la batteria in modo più veloce, anche se qui la tecnologia di iPhone è in grado di determinare che cosa stiamo utilizzando, in base a questo aggiornerà la frequenza del monitor. Quindi se ad esempio giochiamo con un videogioco, la frequenza sarà molto alta; se stiamo facendo una foto piuttosto che leggendo un ebook sull'iPhone, a quel punto diminuirà drasticamente. La linea Pro rispettivamente hanno monitor da 6,1 e 6,7 pollici per il Max, con una risoluzione rispettivamente 1170x2532 e 1284x2778. Poi torna chiaramente il MagSafe. Nel caso abbiate già acquistato qualche accessorio compatibile, potrete tranquillamente riutilizzarlo. Apple durante l'evento ha presentato anche dei nuovi accessori esclusivi, di cui parleremo poi. I sensori invece della fotocamera posteriore di iPhone 13 sono posizionati in diagonale, e anche nel mini la stessa cosa. Una scelta che ad alcuni ha fatto storcere il naso, perché poteva risultare più ordinata sulla serie dei 12, che erano in linea. La fotocamera principale da 12 megapixel f1.6 e un grandangolo da 12 megapixel f2.4 che dovrebbero garantire prestazioni superiori rispetto a iPhone 12. iPhone 13 Pro e Pro Max sono dotati invece di fotocamere da 12 megapixel. C'è un sensore principale con apertura f1.5, un sensore ultra grandangolare con apertura f1.8, un teleobiettivo con apertura 2,8. Il nuovo teleobiettivo ha una lunghezza focale di 77, quindi aumenta ancora la lunghezza, con un zoom ottico 3x. L'estensione totale dello zoom ottico è di 6x. Apple dice, ragazzi, addirittura che secondo loro la fotocamera di iPhone 13 Pro riesce a catturare fino a 2,2 volte più luce in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la fotocamera di iPhone 13 Pro Max garantisce prestazioni migliorate fino a 1,5 volte rispetto ai predecessori. Le fotocamere grandangolari invece, che erano un po' il tallone d'Achille dell'iPhone 12, consentono di ottenere risultati migliori fino al 92% in condizioni di luce scarsa con nuovo ultra grandangolo. Per la prima volta la fotografia macro arriva anche su iPhone. Certo che la fotografia macro con un grandangolo dà allo smartphone delle potenzialità artistiche, ci si potrà portare a casa dei bei progettini, dei bei lavoretti. E un'altra golosa novità è il formato ProRes, che permette di registrare video 4K fino a 30 frame per secondo direttamente con l'app fotocamera su tutti i modelli della linea Pro, esclusi quelli da 128 GB. In questo caso la risoluzione sarà bloccata a 1080p. Ma che cos'è il ProRes? Il ProRes vi dà la possibilità appunto di girare, editare i video direttamente da un dispositivo Apple all'altro, terminando i lavori addirittura su iPhone, modificando tutto quello che è necessario. Ma per fare questo è necessaria una mole di dati enorme, che ovviamente può essere sostenuta soltanto da una memoria grande. Per questo è anche stato introdotto il formato da 1 TB, che secondo me ha più che senso quest'anno, contrariamente a quello che dicono tantissime persone. Con la modalità cinema si possono girare video a profondità di campo ridotta e spostare il focus da un soggetto all'altro, una roba che anni fa si poteva fare solo con determinati software di editing o con fotocamere di un certo livello. Quindi, per farvi capire, se la fotocamera inquadra me e poi si presenta un'altra persona sullo sfondo, l'intelligenza artificiale è in grado di capire che l'attenzione va concentrata su quella figura e sposta automaticamente il fuoco. Oppure lo potete fare anche voi in manuale. È una cosa davvero fantastica. Questa cosa può anche essere fatta a video
già salvato, quindi successivamente ad averlo girato potete cambiare il fuoco e anche il bouquet. La serie da 64 giga è uscita per fortuna di produzione, quindi partiamo dai 128, 256, 512 per la serie base, mentre invece per quanto riguarda le versioni pro è disponibile appunto anche la capacità da 1 tera. 13 mini raggiunge una durata da batteria fino a 90 minuti superiore, mentre invece il 13 normale raggiunge 2,5 ore in più rispetto al 12 dell'anno scorso. Guadagnano anche 2,5 ore di autonomia in più sia il Pro che il Pro Max. Oltretutto non abbiamo ancora sinceramente capito perché sugli iPad si serva di USB-C e sugli iPhone continui a mettere Lightning. Probabilmente ha delle scorte infinite di connettori e che deve smaltire. Questa è l'unica cosa che mi possa venire in mente, perché altrimenti, ribadisco, Lightning ormai è obsoleto. Ovviamente nella confezione non c'è l'alimentatore, ma poco male, perché ne esistono in commercio di molto migliori. Ad esempio vi lascio qui sopra il link del Anker Mini, che è un caricabatterie da 20 watt, quindi perfettamente compatibile e di una piccolezza che vi farà spaventare. Il cavetto invece viene fornito con l'iPhone, perciò con una spesa veramente modica avrete un alimentatore totalmente trasportabile che nello zainetto non si farà neanche sentire, ma nemmeno se lo portate in tasca. E ora parliamo di prezzi. L'iPhone 13 mini ha un prezzo di partenza di 839 per la versione da 128 giga. Non serve ricordarvi che è lo stesso prezzo che aveva iPhone 12 mini per la versione da soli 64 giga. iPhone 13 base invece parte da 939 euro per la versione da 128, mentre iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max hanno un prezzo di partenza di 1189 per il primo, 1289 per il secondo, sempre per la versione da 128. Mi sgranchisco un po' e muovo due passi perché mi stavo veramente incriccando stando seduto su quel guardrail. Scusate se questa recensione è avvenuta all'esterno, ma è veramente una giornata bellissima, bellissima, e di conseguenza non volevo assolutamente sprecarla. E non avevo voglia di chiudermi in studio, anche perché sto facendo dei lavori, infatti se vedete anche l'altro video è uscito in esterna, e quindi ho preferito farla così. Spero che vi piaccia lo stesso. Chiudo questo video dicendovi anche che sono stati presentati alcuni dispositivi molto interessanti che vedremo nei prossimi video, cioè l'iPad mini, che però ha la possibilità di utilizzare la S Pen di seconda generazione, quindi una bella figatina, e l'iWatch 7. Penso che acquisterò al più presto perché è bellissimo. Non sono vere tutte le indiscrezioni che dicevano che sarebbe stato quadrato questo o quell'altro, anzi è molto arrotondato, è potentissimo, velocissimo, e quest'anno me lo gombro. Come vi dicevo, questa era solo una serie di premesse appunto sui modelli che analizzeremo poi in seguito uno per uno, faremo le recensioni, bla bla bla, le solite cose, e ora non mi resta altro che salutarvi. Spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Ricordatevi anche di seguirmi sugli account Instagram e Facebook, li trovate linkati qui sotto nell'info box. Qui sopra il link del mio secondo canale di cucina, dategli un'occhiata, merita davvero. Ricordatevi anche che è attivo il canale Telegram delle offerte, sempre linkato qui. Qui sopra vi lascio anche il link dell'iPhone 12 Pro Max, se volete vedere la recensione, casomai voleste farci un pensierino, è comunque una bomba. Tra l'altro io l'ho venduto da poco, e ragazzi, un'altra cosa per cui sono tornato veramente volentieri a Apple è che il telefono è costato un botto, 1600 euro, e l'ho rivenduto proprio la settimana scorsa a 1300 euro. È vero che era perfetto, tenuto benissimo, aveva cover su fotocamera dappertutto, però comunque si tratta comunque di un device usato e ho recuperato il 70% del suo valore, cosa con un telefono Android è impossibile, anche se sono top di gamma, anche se sono il top della memoria, qualsiasi cosa. Prossimamente troverete anche tutti i link degli iPhone 12, casomai volesse acquistarli su Amazon, li troverete qui sotto linkati nel video. Se acquistate da quei link gli iPhone o qualunque altro accessorio che vedete nei miei video, a voi costerà la stessa identica cifra, ma a me verrà una piccola percentuale che rimpiegherò ovviamente nel canale per portarvi contenuti sempre più interessanti ed esclusivi e migliorare la qualità. Ora non mi resta altro che salutarvi, ciao da Gabriele, al prossimo sabato, e chiudo con una carrellata di immagini di questa natura pazzesca che è qui a casa mia. Ciao 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 ciao!
a proposito, questo video è girato con l'iPhone 12 mini, anche perché il Pro Max non ce l'ho più. Quindi date un'occhiata alla qualità. Guardate le nuvole e la profondità di... che è in grado di portarvi questo piccolino. E figuratevi cosa farà la generazione successiva di questi smartphone.